Maurizio Messina, una lenta ripartenza quella dell'isola di Ischia, qualcosa però comincia a muoversi. Ecco, allora, com'è andato questo weekend? Diciamo che questo è stato il primo weekend dove la gente è scesa, abbiamo avuto un buon incremento di turisti e soprattutto abbiamo avuto un aumento delle corse, cosa che fino adesso penalizzava un poco l'isola di Ischia. Da sabato è stato aperto il porto di Casamicciola e quindi noi abbiamo il primo metro di giudizio sono le navi. Se non ci sono le navi, la gente non può arrivare. E quindi questo è il primo weekend, direi tutto sommato abbastanza positivo, anche se non abbiamo tutte le navi a pieno regime. Ecco, secondo te che estate sarà? Si faceva anche un discorso relativo sia al numero, ma c'era poi un problema con la qualità dei turisti. Ci sarà possibilità quantomeno di recuperare qualcosina che si è perso? Guarda, io ho un'idea. È un'idea che ho espresso anche al presidente della nostra categoria, Marco Laraspata, che è quella di cercare di allungare questa nostra stagione attraverso dei pacchetti e delle promozioni fino a Natale, in modo tale da concludere la stagione turistica estiva, in effetti alla Befana 2021. Perché solo così, creando una sorta di pacchetti turistici in accordo con tutti, dalla compagnia di navigazione agli alberghi, secondo me solo così forse riusciamo ad avere un risultato finale. Anche perché parlando con delle persone ho notato che molti di loro non avranno ferie a luglio-agosto perché se le sono già giocate con il lockdown. E per cui cercavano effettivamente delle soluzioni tra settembre e ottobre. A questo punto, perché non provare ad allungare la stagione fino a Natale? Magari, non so, chiedendo alle compagnie tipo Medmar di fare la promozione dei 40 euro invece che solo i residenti a tutti quanti. Io la dico così, poi può essere un'idea come un'altra. Oppure chiedendo l'aiuto anche al distretto turistico che almeno qualcosa potrebbe fare. E secondo me la qualità della gente purtroppo non credo che sia eccelsa quest'anno. Ho visto diverse famiglie scendere, già il problema saranno sicuramente le case e gli appartamenti. La cosa che ho notato e che mi hanno anche detto è che noi siamo stati molto più rigidi nell'affrontare le regole, quindi come distanziamento, come mascherine, cosa che loro a Napoli ormai hanno già dimenticato. Ecco, forse magari in questa fase un maggior controllo, soprattutto per le case private. Ecco, questo è quello che c'è da chiedere. Maurizio, in conclusione, sono stati dei numeri importanti in questo weekend, ma continua ad essere un turismo di prossimità, quindi di persone comunque della regione Campania, Certo. difficile errare i turisti da altre regioni e dall'estero. Beh, da oggi hanno aperto le frontiere. Noi abbiamo un flusso di tedeschi che veniva per esempio con i pullman e adesso sui pullman non sappiamo quante persone possono viaggiare. Ci sono tutta una serie di protocolli ancora in essere che secondo me avremo qualche risposta ai primi di luglio su questa situazione qua. Però ricordiamoci che se siamo noi senza soldi, anche all'estero non è che poi siano meglio.